doveroso ringraziamento agli organizzatori dell'evento in primis. Io non parlavo di edilizia, parlavo di inquilini. Allora, l'amministrazione comunale, giunta a Marchetti Gomiarato, nel 1995 ha eliminato l'unica possibilità di controllo da parte degli inquilini, ovvero la figura del proprio rappresentante insieme all'allora IACP, dopo 84 anni, eliminazione conservata dal sindaco Gomiarato e pure da questa giunta. Ricordo, per chi non lo sa, che la Consulta, organo democraticamente eletto dagli inquilini dell'AEP, contrariamente a quanto crede la maggior parte degli inquilini, non conta nulla in seno al CDA, Consiglio di Amministrazione, se non da parafulmine, nel senso che la rilevante parte dei locatari ci contattano per i loro problemi, credendo giustamente che Jordan e le signore Pan e Grazian abbiano qualche potere decisionale all'interno del Consiglio di Amministrazione. Consiglio il quale ogni volta che si riunisce per dettare le linee programmatiche dell'AEP, la Consulta non è presente, malgrado da diversi anni chiediamo di essere partecipi come osservatori senza diritto di voto. La risposta data è: lo statuto non prevede la partecipazione della Consulta alle riunioni del CDA. È vero, verissimo, però nemmeno ne esclude la presenza. L'azienda, operata dal mutuo acceso con le banche, se non vado errato, nel 2006, per acquisire il complesso delle Calarisse, senza un programma che consentisse al debito di rientrare in tempi accettabili, per cui da molti anni si trova con l'acqua alla gola. Di conseguenza mi chiedo, perché devono subire inquilini e cittadini di Castelfranco per sbagli altrui? Se per fine anno le banche non rientreranno dal debito, quale sarà la fine dell'azienda castellana dopo 100 anni di presenza nel territorio? Accendere un altro mutuo per pagare gli interessi? Interessi che al momento attuale non sappiamo quanto ammontano. Ai cittadini piacerebbe sapere se il mutuo è ancora integro o se qualche soldino è iniziato a scalare i milioni di euro di debito contratti con le banche. Non vorrei che la situazione debitoria dell'ente castellano sia uguale a condannata all'impiccagione, a cui stanno per togliere lo sgabello sotto i piedi. Forse la gestione finirà all'ate di Treviso. Quali saranno le conseguenze per tutti, dipendenti inclusi? Con queste operazioni l'ente voleva sostituirsi ai privati per incamerare i soldi, invece si è scottata le mani. Il settore manutenzione è praticamente esente. Quando sono eseguite, sono senza controllo adeguato, come da testimonianze fotografiche presentate al Consiglio di Amministrazione. Non mi soffermo sul complesso del Covaleno di Borgo Paolo, in quanto l'unica cosa sarebbe l'abbattimento. Analizzando l'ultima creazione dell'azienda, il complesso Cavaletto, oltre ai rapporti tesi fra inquilini e azienda per il degrado ambientale con muffe e aghe, che fortunatamente d'estate quasi scompaiono per ripresentarsi in autunno con pluviali, che scaricano giorno e notte e togliti di acqua dai pannelli solari. Evidentemente la causa è da ricercare su qualche pannello o contatore guasto. Qui ci sono delle foto scattate anche a marzo di quest'anno. Cosa fatta presente diverse volte all'amministratore del condominio, al quale non sembra destare interesse per la soluzione del problema. A questo punto mi sorge un dubbio che si debba cambiare amministratore, a meno che il signore in oggetto non sia remunerato dall'azienda per il lavoro che svolge. Problema acqua in un quartiere di sorgimento. Perché non applicare la convenzione che la Consulta aveva fatto con il precedente consiglio, in cui fu raggiunto un accordo con un letturista per la convettura dei contatori nei singoli appartamenti, in modo che ognuno paghi il dovuto e non come ora individuano i numeri del contatore centrale per il numero di appartamenti, senza tener conto
se l'alloggio è occupato da 1 o 10 persone. Alla fine, qualche anziana pensionata si trova a pagare l'acqua correlativa a costi che superano le pale della prigione. In via Catalani numero 5, 6, 8, 10, stradina privata della EPE, alcune famiglie hanno chiesto l'installazione di 2 dissuasori per evitare le scorazzate giornaliere che studenti della scuola sociale attuano nella stradina, con evidente pericolo per tutti. Futuri Valentino Rossi inclusi. Costo dissuasori 2.000 euro. Purtroppo manca la disponibilità finanziaria. Questa è la risposta del Presidente. Lo stesso dicasi di alcune profonde buche nella stessa stradina con pericolo per pedoni e ciclisti. Non parliamo di litigi fra inquilini, in quanto non tutti sono disposti a lavare le scale, androni e mantenere pulito il condominio, come se coloro che non lo fanno salissero sul proprio appartamento con la corda. Sarebbe opportuno che l'EPI si rivolga a un'impresa di pulizie e distribuire la spesa fra tutti gli inquilini che fruiscono del servizio al fine di salvaguardare il decoro e il patrimonio del patrimonio edilizio dell'azienda. Non ci sono, sono sparite persino le linee bianche che delimitano i parcheggi dei 2 condomini di via Catalani. Quando saranno rifatte non si sa, speriamo di rivederle per la fine secolo. Molte beghe fra inquilini non promettono nulla di buono. Qualche esempio: è possibile che all'1 o 2 di notte qualche bambino possa scorazzare con del ciclo per l'appartamento? Voi direte di no, eppure è così. Chi abita i piani sottostanti in piena notte suona il campanello al Signore, chiedendo di far smettere codesto disturbo. Oltre a essere preso a male parole, si è pure beccato un malogresio. Altri camminano con i tacchetti per l'appartamento a qualsiasi ora del giorno e della notte, procurando un fastidioso picchettio a coloro che abitano in casa inferiore. Con abili manovre, alcuni inquilini non pagano il dovuto, altri ancora non pagano nulla, altri ancora depositano la spazzatura all'interno di sacchi neri, depositandoli nella pubblica via, documentato con foto consegnate al CDA. Il TV3 manda un veicolo apposito per lo smaltimento, costo a carico di tutti i cittadini, non solo gli inquilini. Proviamo ospitalità temporanea, è prevista per legge e dovrebbe essere concessa dall'azienda per 6 mesi. Alcuni, per non dire diversi, sono ospiti abusivi che intervengono in mano loro durante le assemblee condominiali, insultando chi richiede con regolare contratto d'affitto. Esiste qualche caso di ospitalità camuffata per sovraffittare l'alloggio illegalmente? Perché non far intervenire la polizia municipale con severi controlli? Forse manca l'occhio del padrone, in questo come in altri casi. Neppure i servizi sociali sono esenti da colpe. Con quale regola affittano gratuitamente alloggi EPE? Qualcuno sembra avere la partita IVA con lavoro autonomo messo dentro dei servizi sociali. Ci piacerebbe sapere se tale diceria corrisponde al vero. Richieste che devono avere risposte sincere e veritiere dall'amministrazione comunale in primis. La Regione recentemente ha modificato la legge regionale 560, permettendo alle aziende di vendere gli alloggi costruiti prima del 1990 e forse anche dopo tale data. Di conseguenza, il prossimo anno potrebbe iniziare la vendita di alloggi EPE, che fino a qualche mese fa erano bloccati come patrimonio dell'ente. Infine, mi sembrerebbe ragionevole che per risollevare le sorti dell'ente castellano, il CDA dovrebbe essere sì formato da tecnici competenti, ma svincolato dai partiti, per poter lavorare in tranquillità. Con un futuro a tinte fosche come questo, non sappiamo quale potrà essere la soluzione di tanti problemi che affliggono l'ente castellano, ai posteri della presentazione.